Buongiorno e benvenuti in un nuovo video qui su Casa e Dispensa. Oggi nuovo svuota la spesa 2023. Per la prima volta sono stata alla Lidl. Ebbene sì, hanno aperto la Lidl finalmente anche nella mia città e niente, quindi sono andata a provare questa novità e volevo fare una svuota la spesa insieme a voi della Lidl. Allora, qui ci sono tantissime cose, in più manca una borsa da svuotare, ma non ci stava più sul tavolo. Vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, andiamo in ordine: croccantini per i miei cani. Cornflakes, questi qua bio, poi ho preso questi che non so cosa siano, sono sempre dei cereali da mettere nel latte oppure nello yogurt, però mai provati. Vado a caso, come li ho messi sul tavolo. Scottex, poi yogurt, questo qua senza lattosio, e poi ho preso questo qui. Oddio, scusate, mi stava cadendo. Ho preso impanate di pesce, formaggio fuso, questo, poi un po' di salumi, questo è tacchino con peperoni, tacchino con olive e poi ho preso, come si chiama, questo. Poi ho preso questo che è più o meno un fake o un qualcosa simile al Nutella Biredi, però qua. Ravioli, sono due confezioni di ravioli ricotta e spinaci. Ecco, vado in ordine così non mi perdo. Poi un altro pesce, questo qua merluzzo d'Alaska impanato. Mettiamo qua. Ravioli di carne e poi sotto abbiamo delle lasagne con ricotta e spinaci. E poi ho preso la pancetta per fare la carbonara e lo so. Non ci vuole la pancetta. Poi ho preso queste gallette bio di riso con scaglie di cocco e queste qua semplicissime. Taralli. Pizzoccheri, una porzione di pizzoccheri, riso alla cantonese e i ravioli, come si chiamano? I raviolini primavera, non mi veniva, e poi ho preso la paella. Poi, questo ve l'ho già fatto vedere, ho preso, guardate qua, mi fa strano vedere i prodotti della Lidl in casa mia perché, ripeto, nella mia città ancora non c'era e sono contenta che l'hanno aperto così potevo provarlo. Ho preso questi biscotti qui, senza olio di palma, con noci, insomma, non so cosa c'è dentro. Poi schifezze, come sempre. Ho preso queste merendine qua con scaglie di cocco e poi i plum cake. Latte, senza lattosio parzialmente scremato, ne ho prese quattro confezioni. Un po' di succhi vari, ve li faccio vedere così super veloci, che volevo provarli, ero curiosa di provarli, anche se non so quanto possano essere salutari questi effettivamente. Qua c'è il riflesso. Ok. E così. Ricotta senza lattosio. Questo è plum cake formato gigante, non so che gusto sia, non lo leggo, comunque questo. La rivisitazione delle gocciole, queste qua. Uova biologico, ho preso tre confezioni. Patatine, queste qua sono multipack per i bambini quando vanno a scuola. Poi altre patatine, queste qua da tenere in casa e poi ho preso questi biscotti. Hummus di barbabietola che a me piace tantissimo, spero che sia buono anche questo, altrimenti lo farò sempre io in casa. Mini waffle, di questi forse ho preso, non mi ricordo se due o tre confezioni.
ecco un altro qua sotto. Poi ho preso i gamberetti, eccoli qua. Poi ho preso lo yogurt senza lattosio, forse ve l'avevo già fatto vedere, non mi ricordo. Gelati, questo simile al Magnum e i cornetti alla fragola o marena? No, fragola e vaniglia. Poi ho preso questo succo, eccolo qua, della mela, barbabietola e carota. Un po' di brioche, croissant, queste senza zucchero per me, queste con il miele. Schifezze, molte schifezze. Ho preso la Fanta e la Coca-Cola. Sacchetti della pattumiera che li avevo finiti. I tipo nuggets di pollo e tacchino. Un'insalata che penso che me lo mangerò oggi. La Caesar salad, eccolo qua, con pollo arrosto, formaggio e salsa yogurt. Formaggio a fette, eccolo qui, ne ho prese due. E poi ho preso anche le mozzarelline e ciliegine. Pane, panino questo per la marmellata. E poi queste palline di patate e i dischetti per struccarsi, ma io non li uso per struccarmi, li uso per un'altra cosa. Niente, sistemo tutto. Ah no, non vi ho fatto vedere i fazzoletti e quest'altra, non so come si chiama, al gusto fragola. E niente, sistemo tutta questa spesa e vi faccio vedere l'ultima borsa. Eccoci, ultima due borse e poi ci salutiamo. Allora, ho preso questa pizza qua, salsiccia e patate. Ho preso due confezioni, una sta andando che nel forno perché è ora di pranzo. Poi ho preso questa torta salata con il salmone. Le treccine, nastrine, queste qua, Pink Lady, le mele, la Fanta che avete visto prima, altri succhi o comunque smoothies, eccoli qua, uno e uno, due. Poi ho preso la candeggina delicata per il bucato, succhi entrambi senza zuccheri aggiunti, arancia e ananas, carta igienica, ho preso due confezioni. Poi ho preso questo qua di riso e latte, ho preso due. Questa torta è ricotta e non mi ricordo più che cos'altro era. Coca zero, questa mousse proteica gusto vaniglia e poi ho preso un po' di tipo da antipasti, ecco, così misti. E niente, adesso vi scrivo qua il prezzo perché non mi ricordo quanto ho speso. E questa è tutta la mia prima volta alla Lidl. È bellissimo il posto, ci sono alcune cose dove mi hanno dato un po' fastidio, però vabbè. Ma soprattutto quello che mi ha dato fastidio è che se tu, poi magari funziona così anche negli altri posti, io questo non lo so, ma siccome era la prima volta che andavo non lo sapevo, o meglio il tipo me l'ha detto, il tipo che era lì a dare i biglietti me l'ha detto, ma io non l'ho ascoltato, cioè ero proprio con la testa da un'altra parte. Mi ha dato in mano il biglietto, io l'ho preso e sono andata a parcheggiare la macchina. In pratica, se tu superi 90 minuti paghi 10 euro. Infatti io sono arrivata lì, ho fatto la spesa, ho caricato tutto quanto, arrivo lì con la macchina davanti alla sbarra, la sbarra non si alza, il tipo mi guarda e dice strano che non si alza la sbarra di qua di là, poi mi fa ma lei ha pagato? Ho detto ma non lo so, no, cos'è che ho da pagare? Fa no, perché se probabilmente ha superato i 90 minuti deve pagare 10 euro. Cioè ragazzi, aiuto, ho dovuto fare retromarcia con tutte le macchine indietro, riparcheggiare la macchina, andare su nelle casse,
Poi le casse non sapevano niente, quindi dovevo cercare uno della security, quindi cerca per tutto il reparto, vari destra e sinistra del supermercato. Finalmente trovo questo, il tipo qua della security, che era insieme al tipo che mi ha dato il biglietto. Siamo andati giù, alla cassa che ci sono nei parcheggi, insomma, ho pagato e tanti saluti. Però c'è, cioè, assurdo pagare 10 euro per un'ora e mezza che tu sei lì a fare la spesa, tra le altre cose. È impossibile stare in 90 minuti perché era pieno così di persone. Tu non riuscivi a passare neanche se eri grande come una foglia. Gente che stava in mezzo con i carrelli, poi il reparto di dolci, pane, così era organizzato malissimo. Io poi non so come sono gli altri posti della Lidl, quindi non ve lo so dire, però quel reparto lì è organizzato malissimo, quindi tutta la gente era lì davanti, tu non potevi passare. In più è un posto nuovo. Non sapevo dove erano le cose, quindi ci ho messo un po' di più. Quindi una persona che arriva lì per la prima volta si trova un po' spiazzato. In più ci sono gli ascensori, non è classico, prendi il carrello, entri, devi aspettare il turno dell'ascensore. Insomma, vabbè, è stata un'avventura e fa niente, la prossima volta metterò il cronometro, il timer, che così starò dentro nei 90 minuti e eviterò di pagare 10 euro. Detto questo, io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto. Mettete un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa. Ciao!